Pastena, Mercatello e Fratte erano le piazze di spaccio inondate dalla droga che gli affiliati del clan D'Agostino si procuravano nel napoletano per poi rivenderle a Salerno. Un vero e proprio bancomat per un sodalizio criminale ben noto alle cronache locali. Con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio sono state emesse dal GIP 17 ordinanze cautelari, di cui 7 in carcere, 5 domiciliari e altrettanti obblighi di dimora. Le indagini condotte da Procura, DDA e Squadra Mobile hanno smantellato un network ben radicato sul territorio. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa in procura a Salerno. Il controllo del territorio mi sembra che l'abbiamo dimostrato, cioè hanno le forze dell'ordine coordinate dalla magistratura distrettuale e quindi vorrei sottolineare questo aspetto, che è l'aspetto saliente di questa operazione, nel senso che la criminalità organizzata e non si rigenera continuamente sul territorio, ma l'attenzione è sempre costante. Ogni qualvolta consulto gli esiti delle indagini più importanti, trovo sempre gli stessi nomi, anzi gli stessi cognomi, e questo ci deve far riflettere. C'è, come dire, la consegna del testimone, diciamo, all'interno delle famiglie criminali, dai più vecchi ai più giovani. Ecco, ci vuole qualcosa di nuovo, ecco, per cercare di, ecco, distogliere i giovani da questo destino.